passiamo. Ci attacchiamo un altro bar. Poi mi racconto che fanno. Parto io. Non so che ti improvviso ti metto un po' in una... vieni un po' più qua perché io ho paura di scivolare. Perché io sono molto vecchio, sono nato quando Hitler vinceva ancora la guerra, 26 febbraio del 41. C'era una grande neve a Urbino e mia madre mi racconta che non ho aspettato l'ospedale ma sono sceso fuori al mondo nella lettiga. Io poi sono un mitomane, dico che sono nato davanti al portone di Raffaello, dove si bisognava pensare. Questo invece è proprio sulle torri. C'è un paese piccolo nel alto Montefeltro, Monte Grimano Terme. C'è un albergo che adesso è fallito, essendo morto il primo proprietario e avendo il figlio che ha sputtanato tutto, come succede il più delle volte, no? Soprattutto nel centro nord, dove gli altri hanno faticato e i figli si sono goduti. Era un giorno di neve, molto di neve, adesso ve lo vedo, ed io, sui prati, le ore giovani,
un giorno perfetto, ecco, nell'acqua dell'Eterno. E con questa chiudo e vi ringrazio dell'attenzione, perché voi dovete sapere che la poesia è la più tribolata delle arti, non riesce quasi ad avere un pubblico, anche se in Italia sono stati molto più grandi poeti dei narratori. Pensate solo ai premi Nobel, i nostri premi Nobel sono tre poeti, due uomini di teatro, uno dei quali non lo meritava perché era un attore e non uno scrittore, Dario Fo, però va sempre bene, e un'altra è una narratrice. Allora, mentre sono nell'acqua delle terme, penso che mentre scende l'acqua nella schiena, mi ritorno di mente i miei anni. Ogni scrosso di gocce è un anno indietro che ritorno. E dove si ferma quest'epoca? Si ferma alla mia primissima infanzia. C'è la guerra, ci sono gli urli perché nella pineta vicino a dove io stavo ci furono delle torture feroci su quelli presi da parte dei repubblichini, anche i partigiani fecero qualche crudeltà, siamo sicuri. Poi che venite dall'Emilia ne sapete qualcosa, nelle Marche un po' di meno. E invece per questo bambino che sono io c'è mio padre che mi porta le violaciocche salendo su di un muro. E per me, mentre attorno il dolore e la guerra, è l'Eden della mia vita, la felicità assoluta, la pienezza. Nell'acqua delle terme, quest'acqua delle terme in mezzo al gelo della terra innevata, si stende il bianco sopra rupi e rocce, mulini e torri, le pozze e i fossi, sono spesso ghiaccio. Morbida per le membra e calda scende, ti scivolano gli anni sulla pelle, uno per uno, come queste gocce, ma rivolti all'indietro, a stagioni ormai perse, e così uniti e stretti contro il tempo che avanza e ti sgomenta. E tu la vuoi fermare, questa corsa a ritroso che bagna mente e occhi, e in qualche tappa all'oggi più vicino fare una sosta, magari la più breve e incerta, ma non puoi, solo s'arresta il tempo ai primi giorni, a quella balaustra dove t'affacci sulla vita sospesa e le vicende, corrono i papaveri giù per i greppi, i fuochi dei soldati là in fondo alla marina, l'ottava armata britannica che saliva da Fano sopra le colline. L'Eden che ci è concesso, la felicità, è sempre perso. Dopo lo riconosci, ma perché vive nelle plaghe della memoria. Lì solamente è di rado s'accende, ora dinanzi agli occhi scorre sotto l'acqua calda. Da poco si era spento l'urlo nero di chi è legato ai tronchi alla pineta. Quel tuo Eden lo cerchi a un tempo cupo. Ora col padre giungi al muraglione. Lassù le violaciocche, dentro il cielo. Nell'altissima scala il padre sale, scende con un gran mazzo e te le dona col suo magro sorriso, le accompagna. Remota primavera, fatta eterna, nella corsa degli anni persa e oscurata, ma poi ritorna a tratti e non sai come. Grazie. Bravo. Questa poesia l'ho scritta in un momento di notevole solitudine,
maggiore di quella di oggi. È il 1916. Mia madre ha 8-9 anni e vive in un fosso vicino a Urbino, sulle Cesane, che sono una serie di colline questi giorni andate a fuoco, di cui ha parlato la televisione, abbastanza poi celebri nella storia dell'arte, perché sono state dipinte da Piero della Francesca, da Paoluccello, da Raffaello Giovane, che era nato lì. Mia madre è una bambina che si bagna i capelli nel fosso e cerca, e ci sono anche i gamberi, i granchi. Quel fosso, che per me è così importante, per mia madre invece è un luogo che la racchiude via dal mondo. Lei sogna di andare a Urbino, di fare la levatrice, c'è l'ostetrica, ma Urbino è troppo grande, peccaminosa, i suoi genitori non ce la manderanno mai, ci arriverà solo da sposata. Nello stesso momento mio nonno è a combattere sul Carso, dove morirono tutti e due i fratelli di mio nonno, uno preso in pieno da una palla di granata e uno da un colpo di baionetta. Mio nonno invece gli andò bene. Erano tre contadini delle Cesane, non sapevano cos'era il Carso, ma morirono bene o male per l'Italia. Tant'è vero che io, quando c'erano i discorsi secessionisti, dicevo: ci sono tre contadini delle Cesane, non sanno cos'è il Carso, due ci sono crepati e l'altro ha fatto tutto il possibile. Il mio bisnonno invece è già troppo vecchio, che ho fatto tempo a conoscere, per andare in guerra, e ammazza una lepre che tutti mangeranno. Mia madre, benché piccola, e qui finisco, racconta alla sorella più piccola una storia incredibile. Si è visto un dirigibile, qualcuno ha gridato alla fine del mondo. Cos'è un dirigibile per i contadini? Un carro che vola sopra senza buoi e sta su per aria. E mia madre racconta alla sorella piccola che da lì scenderà una scaletta di corda e ritornerà il loro padre da combattere. Lui ritorna sul serio, ma da uno stradino. L'altra, mia nonna, intanto ha fatto una specie di rito magico per far scendere nel punto esatto. Perché l'acqua? Perché comincia con il fosso, l'acqua dei fossi. Io vengo da una zona dove il metauro e il foglia mi sono accanto, ma i fossi mi circondano. Nel tempo che precede, che significa il tempo che precede la mia nascita, madre, che eri fra tutte la più gentile, persa con le tue amiche in fondo al fosso, lunga la treccia sul tuo corpo snello scende fino alla vita, nell'acqua chiara hai camminato scalza, scosti le brecce, dentro la tana il gambero s'appiatta, d'intorno sono i colli che tu speri di sorpassare un giorno, non sai la meta, guardi il greppo che pende e ti sovrasta. Oggi Maddio, il bisnonno, ha preso con la vanga il lepre nel trifoglio alla piantata, passano i merli dentro l'aria chiara, getta fuori il sambuco, acini fitti, ma celeste il padre è lontano, presso i fili dove muore chi è andato a far la guerra. Scenderà questa notte giù dal cielo, la tua fiaba narravi all'elda attenta, lo aspetto col cuscino presso il noce. C'è come un carro grande che vola sopra, per lui metto le viole nel bicchiere, ho tolto dalla cenere i lenzuoli, che ha un po' d'età,
sa cos'era e sa che i bicchieri nelle case contadine stavano al posto dei vasi e nella cenere col ranno si lavavano i rifiori. Dopo scavò la terra, proprio alla porta, dentro ci ha messo il noce, la rama chiara, consiglio della Fenisa a quanto ha saputo che è quella la pianta dove aspetta. Ed ecco che lui arriva, ma da un'altra parte. Scende nella divisa grigio-verde, lento giù per la costa sullo stradino, e splende la sua faccia per la luce, come mai si era vista dentro l'aria. Sarà quella ragazza che t'aspetta venire nella notte giù dal cielo, la prima che t'abbraccia sulla porta. Prima che nascessi furono insieme, stavano tutti là presso l'aiola a pescare castagne nel caldaro. Ora mancano tutti, manca una casa, solo prima di nascere l'ho avuta. Questa è la prima. A più di 100 anni, ma come ai vecchi tempi, trascina 5 carrozze sui binari che salgono sull'Appennino verso Porretta senza alcun problema. È la locomotiva a vapore 640 costruita insieme ad altre tra il 1907 e il 1911 e che ha permesso ieri a viaggiatori appassionati di riscoprire la montagna bolognese a bordo di un treno storico tra boschi e piccoli borghi di montagna. Un'esperienza di altri tempi sul convoglio storico della linea transappenninica tosco-emiliana e l'ultima corsa di un'iniziativa che nel corso dell'estate ha dato la possibilità a molti di riscoprire le bellezze paesaggistiche tra l'Emilia e la Toscana. Questo salto all'indietro in realtà è stato molto importante, per questo la Regione l'ha finanziato, per far comprendere l'importanza del trasporto ferroviario, dell'evoluzione tecnologica e di quanto importanti fossero sia allora che oggi appunto le ferrovie e il trasporto ferroviario. Il progetto Transappenninica, che rientra nel protocollo di intesa e cooperazione turistica tra Emilia Romagna e Toscana, è promosso da un pool di enti, associazioni e amministrazioni locali, tra questi gli assessorati regionali ai trasporti e al turismo, i comuni attraversati, la Fondazione FS in collaborazione con Bologna Welcome e APT Servizi Emilia Romagna.